Buonasera, questa sera qui da Mauro Mirti e da Vinolo siamo pronti per un'altra degustazione. Questa sera ci delizieremo con un vino famoso in tutto il mondo, famoso anche molto in Italia. Stiamo parlando del Brunello di Montalcino, chiaramente ne assaggeremo uno, ma ho intenzione magari di fare o degli assaggi orizzontali o delle verticali su dei produttori specifici. Poi parleremo magari delle zone d'Italia, delle disciplinari e come si assaggia un vino e così via. Però continuiamo la nostra saga delle degustazioni e questa sera ci deliziamo con questo bel Brunello di Montalcino di Fattoi. È un Brunello del 2015, 14 gradi e mezzo. E questo Brunello vi anticipo che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, si può trovare addirittura sotto i 30 euro e io sono andato a trovare il produttore direttamente e chiaramente avendo assaggiato la bontà di questo Brunello ne ho approfittato e ho fatto incetta di qualche cartoncino che mi sono riportato a casa a Roma. Quindi andiamolo a versare e vediamo che cosa ci dice al colore. Questo è un colore vivo, è un vino che ha 5 anni. Voi sapete che il Brunello fa almeno 5 anni di botti di rovere. Mi sono scordato di dirvi che la zona del Montalcino, di Montalcino conta circa 200 produttori di Brunello, e Rosso, eccetera. Ciascuno di questi produce più tipologie, riserve, cru, diciamo base, rosso, brunello, eccetera, e quindi potete capire quant'è la produzione di questo luogo e se ci andate in visita quante cantine potrete visitare. Comunque, stavamo dicendo, questo rosso è un rosso granato che comunque sia molto vivace e quindi ancora sembra un vino giovane. Andiamolo a sentire che profumi ci dona. Ecco, qua si sente già l'importanza del vino. Appena mettiamo il naso dentro, sentiamo cuoio, sentiamo il legno, sentiamo il sottobosco. Sentiamo un vino molto, diciamo così, strutturato, stabile. Un vino che ci dona un succo di frutti neri, di frutti neri e qualcosa di frutti rossi. Sentiamo tabacco, cioccolato. Questo è sicuramente un naso che ci rivela un gran vino. Andiamolo a sentire in bocca che cosa ci dice. Assolutamente coerente con il naso. Un vino serio, e quando dico serio è un vino che non è artefatto. Questo lo senti subito che è un vino che esce dalla vigna e entra in bocca senza nessun tipo di intervento importante. Sicuramente c'è una sapienza che si tramanda di generazione in generazione e che ritroviamo in questo vino. Ma qui sentiamo proprio il territorio. Sentiamo il territorio che magari non sentiamo nei vini di classe, diciamo così, di taglio più internazionale. Noi abbiamo queste perle e diciamo le dobbiamo conservare perché questa io la dichiarerei veramente patrimonio mondiale dell'umanità. Quindi io vi saluto e ci sentiamo e ci rivediamo alla prossima. Alla vostra salute e alla nostra.